Grazie di tutto e passo la parola all'assessore. Buonasera anche da parte del sindaco che non è presente, che si dispiace di non essere presente, intanto vi saluta, per impegni istituzionali si trova a Palermo e quindi ha mandato me, diciamo, ad essere presente qui stasera. Diciamo che per noi è un orgoglio, diciamo, rappresentare, essere presenti in questo trofeo delle province e che soprattutto per la prima volta dopo 46 anni sceglie appunto Cefalù anche come comune che appunto parteciperà a questo trofeo. Tutto questo so che si farà anche all'interno di questo meraviglioso palazzetto che è da anni una struttura che finalmente, diciamo, va avanti nel suo cammino e comincia a dare anche i suoi frutti per quanto riguarda appunto lo sport. Io personalmente da 2 anni rappresento lo sport, diciamo, a Cefalù e devo dire che fra tante attività che ci sono, diciamo, della pallavolo, e qui abbiamo un rappresentante che è appunto il presidente Salvo Di Giorgio, persona che stimo, che da molti anni ha avuto la fortuna e la forza di portare avanti squadre importanti a Cefalù. Pensiamo che circa 1 anno e mezzo fa ancora avevamo una squadra in Serie B, che purtroppo ha dei problemi, che è meglio non ricordare, ricordiamo di una squadra che ci ha dato tante, dico ma tante soddisfazioni. Ripeto, per noi è orgoglio avervi qui, di essere presenti all'interno di questa manifestazione, che io definisco veri e propri progetti sociali, perché lo sport, non dimentichiamo mai, che non solo è attività sportiva, ma è un vero e proprio veicolo sociale. Ricordiamo che a Cefalù, vi ricordo, che abbiamo tante attività, non solo pallavolo, basket, nuoto e tant'altro, ed è fatto di tanti giovani, tanti. Basta pensare che nella pallavolo abbiamo circa 150 iscritti, solo di ragazzini, 200 nella pallavolo. Dico, queste sono delle realtà importanti, ecco perché noi ci crediamo nello sport come città e come amministrazione. Io vi ringrazio e spero che questo trofeo vada avanti nel miglior modo possibile e daremo tutta la massima disponibilità anche dal punto di vista tecnico. Grazie.